La cucina è arte perché trasforma il primordiale bisogno di nutrirsi in piacere per il corpo e per l'anima, è quello in cui crede Simone Scipioni, il nostro giovane vecchio di Montecosaro, che ha vinto la finale della settima stagione di MasterChef Italia aggiudicandosi 100.000 euro in gettoni d'oro. La pubblicazione del suo primo libro di ricette e il titolo di settimo MasterChef d'Italia, timido e apparentemente fragile, ha dimostrato tutta la sua grinta e determinazione sfida dopo sfida. Dal suo piccolo centro del mondo, Montecosaro, e dalla sua vita tranquilla, quella insieme al suo miglior amico, il suo cane Rocher, è passato alla frenesia della cucina di MasterChef Italia, ha resistito fino in fondo uscendone fortificato e sicuro di se stesso, il suo menù S=Mc² ha conquistato definitivamente i nostri giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e chef Antonia Klugman, raccontando una consapevolezza finalmente raggiunta ed un livello che ha lasciato increduli i giudici stessi. Simone Scipioni. Chi è il vincitore di MasterChef 7? Simone Scipioni nasce nel 1996 a Civitanova Marche e vive a Montecosaro, in provincia di Macerata, con il suo amatissimo cane Rocher. È uno studente di scienze dell'alimentazione, ma sogna di diventare un grande chef. L'amore per la cucina nasce da quando era piccolo, mentre guardava la nonna tirare la pasta con il matterello. Umile e riservato, è conscio di avere dei punti deboli, ma è sempre pronto a mettersi in gioco e a superarli. Ha ancora tanto da imparare, ma sogna di aprire una sua attività nel mondo della gastronomia o della ristorazione. La vita di Simone a Montecosaro. Simone Scipioni ha una vita molto calma e serena, il suo piccolo centro del mondo è Montecosaro, dove vive con il suo cane Rocher da cui non si allontana quasi mai. Il suo viaggio più lungo? Quello tra i fornelli della cucina della settima stagione di MasterChef Italia. Il nostro settimo MasterChef d'Italia è super felice del suo piccolo grande mondo, fortemente legato al suo paese, da cui non vuole assolutamente staccarsi, e a sua sorella Roberta Scipioni, e circondato dai suoi amici storici di Montecosaro su cui sente di poter sempre contare. Cosa farà Simone dopo MasterChef 7? Simone Scipioni non avrebbe mai creduto di entrare nella cucina della settima stagione di MasterChef Italia, figuriamoci di arrivare fino in fondo. È partito dai sapori del suo territorio e man mano li ha arricchiti di nuovi gusti imparati tra i fornelli della cucina di MasterChef Italia. È riuscito a portare a termine il suo percorso e a trasmettere ai giudici tutto il suo amore e la sua passione per la cucina. Ed ora, cosa farà il settimo MasterChef d'Italia dopo la vittoria? Mangerà una bella minestra con Dado, non cucinerà per almeno una settimana e non uscirà dai confini di Montecosaro per almeno due mesi. Simone Scipioni dedica la vittoria a se stesso, ai suoi amici, alla sua famiglia, al suo paese, alla sorella Roberta Scipioni, alla nonna e ovviamente al cane Rocher. Simone Scipioni è il settimo MasterChef d'Italia. Complimenti Simone, non fermarti mai.